Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In un video precedente, di cui vi lascio il link in descrizione, abbiamo analizzato gli aspetti principali per una corretta ottimizzazione di una strategia di trading e come selezionare i set di parametri migliori tra tutti quelli disponibili. In questo video invece analizzeremo nel dettaglio la Work Forward Analysis, un processo fondamentale per la validazione del trading system, ma forse ancora poco conosciuto e praticato. Ma ancora un attimo di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. In un video precedente, di cui vi lascio il link in descrizione e qui in alto a destra, abbiamo visto quali sono le 8 fasi di creazione di un trading system. La prima è l'ideazione e concettualizzazione della strategia, mentre la seconda è ovviamente la traduzione di questa strategia in un linguaggio comprensibile ad una piattaforma di trading. Si passa quindi al test multimercato e multiperiodo per verificarne la robustezza e successivamente si ottimizza su un certo periodo di tempo e ciò che si ottiene è una popolazione di set di parametri che garantiscono le migliori performance almeno nel periodo di ottimizzazione. Siamo quindi tutti ansiosi di lanciare il trading system sul mercato reale, ma attenzione, manca ancora la fase più importante di tutto il processo, la Work Forward Analysis. In questa fase vengono verificate le prestazioni del trading system su un periodo temporale completamente nuovo, che non è stato utilizzato per l'ottimizzazione della strategia. Ma procediamo per gradi. In un video precedente abbiamo visto che l'ottimizzazione di una strategia di trading è un processo di ricerca della configurazione ottimale, ovvero che soddisfa contemporaneamente requisiti di performance e robustezza e viene eseguita facendo variare il valore dei parametri che compongono appunto la strategia. Ogni configurazione viene quindi verificata su una finestra temporale adeguata, ma come si sceglie questa finestra? Anche di questo ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Riassumendo, possiamo dire che esistono due linee guida da seguire per la definizione del campione storico. Innanzitutto la strategia deve eseguire un numero di operazioni statisticamente valido. Ciò potrebbe voler dire che un numero tra 25 e 50 operazioni per ogni parametro utilizzato potrebbe essere sufficiente. Inoltre la finestra temporale deve essere abbastanza ampia da includere una gamma sufficiente di condizioni di mercato, che idealmente dovrebbe comprendere almeno un campione delle quattro tipologie principali, quindi rialzista, ribassista, laterale e ciclico. Ipotizziamo quindi che per la strategia che stiamo ottimizzando, 4 anni di periodo storico per l'ottimizzazione siano adeguati. Nell'immagine che vedete in questo momento, i 4 anni sono quindi rappresentati dai riquadri in rosso e in basso ho riportato la direzione del tempo, che ovviamente va da sinistra verso destra. Erroneamente si potrebbe pensare che il periodo di ottimizzazione debba terminare con il presente, quindi si dovrebbe eseguire l'ottimizzazione con tutti i dati disponibili fino ad oggi. Si verificano i set di parametri migliori e magari già oggi stesso si riesce ad attivare la strategia sul mercato. Facendo un esempio pratico, ipotizziamo di aver ottimizzato la nostra strategia di trading e aver ottenuto una curva dei profitti come quella che state vedendo in questo momento. Abbiamo rispettato tutte le regole per quanto riguarda l'ottimizzazione. Il periodo storico e il numero di operazioni ci sembrano adeguati, per cui ci sentiamo confidenti e attiviamo la strategia sul nostro conto. Spesso però quello che otteniamo sono risultati di questo tipo. La strategia, anziché portarci ad avere dei profitti, inizia a perdere un'operazione dietro l'altra. La causa di questo risultato è generalmente un problema di sovraottimizzazione, ovvero, detto in poche parole, anche se abbiamo cercato di stare attenti durante tutta la procedura a fare le cose per bene, abbiamo utilizzato un periodo di ottimizzazione troppo limitato rispetto ai parametri che compongono il trading system. La strategia quindi è stata adattata eccessivamente ai dati del periodo storico utilizzato durante l'ottimizzazione e una volta attivata in tempo reale, quindi con dati completamente nuovi, non è più in grado di riconoscere le stesse condizioni operative di apertura e chiusura degli ordini. Se non vi è chiaro il concetto di sovraottimizzazione, comunque non dovete preoccuparvi. Anche per questo argomento stiamo preparando un video, per cui per il momento mettiamolo da parte e andiamo avanti con il tema iniziale. La domanda che dobbiamo farci a questo punto è: possiamo fare qualcosa prima di attivare la strategia sul mercato che ci permette di capire se i risultati ottenuti dal processo di ottimizzazione sono sovraottimizzati o no? La risposta ovviamente è sì. Quello che dobbiamo fare è appunto la Work Forward Analysis, chiamata anche più semplicemente WFA, e consiste nel testare la strategia su un campione temporale diverso da quello utilizzato durante la fase di ottimizzazione,
generalmente successivo. Ma torniamo alle immagini che abbiamo visto poco fa, dove abbiamo individuato in rosso il periodo di ottimizzazione che termina appunto con il presente. La VFA consiste nel traslare il periodo di ottimizzazione di un certo periodo nel passato, per esempio un anno, e riempire questo vuoto con un periodo di test preliminare della strategia di trading, chiamato periodo out of sample. In pratica, i migliori risultati ottenuti dal processo di ottimizzazione vengono testati in questo periodo del passato, e se i risultati sono soddisfacenti, secondo i criteri che vedremo tra poco, allora siamo abbastanza sicuri che la strategia sia robusta e possiamo quindi attivarla sui mercati. Dal punto di vista operativo, quindi, una volta completata l'ottimizzazione e selezionati i set di parametri migliori, viene verificato il risultato della strategia nel periodo di ottimizzazione, chiamato quindi in sample. Dopodiché si verifica anche nel periodo storico out of sample. Se i risultati sono positivi, allora possiamo pensare di attivare la strategia sui mercati e con buona probabilità ci possiamo aspettare delle performance simili a quelle ottenute durante la fase di ottimizzazione. Se i risultati nel periodo di out of sample invece sono scadenti, allora è meglio abbandonare o modificare la strategia e ripetere quindi il processo dall'inizio. La walk forward analysis, come avrete capito, è fondamentale nel processo di sviluppo di un trading system ed è il miglior metodo disponibile per valutare la robustezza della nostra strategia di trading, in quanto fornisce una misura realistica delle prestazioni post ottimizzazione. Inoltre, l'analisi walk forward rappresenta la simulazione più vicina possibile al modo in cui una strategia di trading performerà in tempo reale, in quanto il periodo out of sample, nonostante si tratti di un periodo nel passato, rappresenta un periodo completamente nuovo per la strategia. L'analisi walk forward fornisce quindi le risposte a 5 domande essenziali necessarie per poter attivare la strategia sui mercati con sicurezza. La strategia di trading è profittevole e solida anche quando viene provata in un periodo di dati nuovi? Quale tasso di rendimento produrrà nel trading in tempo reale? In che modo i tipici cambiamenti nel comportamento del mercato, come trend, lateralità, volatilità e liquidità, influenzeranno le prestazioni di trading? Quali sono i migliori parametri da utilizzare nel trading in tempo reale per produrre il massimo profitto con il minor rischio? Ricordiamoci infatti che l'ottimizzazione ci restituisce un gruppo di parametri ottimali e solamente attraverso la VFA possiamo stabilire quale sia quello che utilizzeremo nel trading in tempo reale. Ma la domanda principale è: la strategia è sovraottimizzata? Bene, applicando la walk forward analysis potrete rispondere a tutte queste 5 domande, dopodiché avrete tutte le informazioni per decidere se attivare o meno la strategia sui mercati. L'esperienza ha dimostrato che una strategia scadente o una strategia buona ma sovraottimizzata non supererà la walk forward analysis, ovvero non produrrà risultati soddisfacenti durante questo test. È comunque possibile che per pura fortuna una cattiva strategia possa restituire delle performance positive durante un singolo test. È per questo motivo che generalmente si suggerisce di eseguire più VFA successive, in modo da escludere eventuali risultati positivi puramente casuali. Quindi, per ottenere la massima validità statistica e fiducia nella strategia, è necessario eseguire una serie di walk forward su periodi temporali successivi. È a questo punto improbabile che una strategia di trading che realizza un profitto significativo su diversi step consecutivi di walk forward individuali sia un prodotto del caso, e quindi siamo sufficientemente confidenti per attivarla sui mercati. A proposito di VFA consecutive, qualcuno potrebbe chiedersi se è meglio un'analisi ancorata o non ancorata. Innanzitutto chiariamo qual è la differenza. In una VFA non ancorata, che abbiamo visto nell'esempio precedente, viene mantenuta sempre la stessa lunghezza del periodo temporale di ottimizzazione, il quale trasla in avanti di un periodo corrispondente alla finestra out of sample. In una VFA ancorata, invece, il periodo temporale di ottimizzazione inizia sempre alla stessa data, mentre quello finale avanza nel tempo. Il periodo di ottimizzazione diventa quindi sempre più lungo. In generale, i due metodi danno risultati simili, soprattutto all'inizio dell'analisi, ma col passare del tempo i risultati tenderanno a divergere. Questo perché la walk forward ancorata tiene sempre conto dei risultati sull'intero set di dati, mentre l'analisi non ancorata include risultati solo per la finestra più recente. Personalmente preferisco l'approccio non ancorato, in quanto garantisce che solo i dati più recenti siano inclusi nell'ottimizzazione.
Rimangono ancora due cose da definire prima di terminare il video. Quanto deve essere esteso il periodo out of sample? Ed esiste un criterio per stabilire se la strategia ha superato la VFA? Per quanto riguarda la lunghezza del periodo fuori campione, bisogna fare attenzione che se è troppo corto non si ha un numero di trade significativo per stabilire se la strategia è robusta. Se il periodo è troppo lungo, si rischia che una volta messa la strategia sul mercato sia già obsoleta. Generalmente il periodo out of sample è compreso tra il 10 e il 50% del periodo in sample. Per l'ottimizzazione delle nostre strategie, noi per esempio utilizziamo il 25% del periodo di ottimizzazione. Per rispondere invece alla seconda domanda, cioè se esiste un criterio per stabilire se la strategia ha superato la VFA, un modo ampiamente accettato è confrontare l'utile netto annualizzato relativo al test nel periodo out of sample e l'utile netto annualizzato ottenuto durante il periodo di ottimizzazione. Il rapporto viene chiamato Work Forward Efficiency. In letteratura si riporta che è possibile ritenere una strategia di trading robusta se la sua VFE è superiore al 50 o 60% e nel caso di strategie estremamente robuste anche superiori. Se una strategia di trading raggiunge una VFE di solo il 25%, probabilmente c'è qualcosa che non va ed è meglio non attivarla sui mercati. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e voglio lasciarvi con un consiglio. Quando navigate sui siti di alcuni trader e siete attirati da trading system che hanno curve di equity con profitti sorprendenti, verificate sempre che abbiano eseguito la Work Forward Analysis e che vi indichino sempre quali sono le date di ottimizzazione e di verifica e il rapporto dei rendimenti nei due periodi. Spesso si tratta infatti di risultati sovraottimizzati e una volta attivate queste strategie sui mercati, presto o tardi porteranno delle perdite importanti. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Come ultima cosa ci tengo a ricordarvi che AS Trading ha realizzato un corso gratuito di programmazione di trading system che vi aiuterà passo dopo passo a programmare la vostra strategia di trading. Vi lascio in descrizione e qui in alto a destra il link alla playlist dove potete trovare tutti i video che abbiamo realizzato. Se il video vi è piaciuto e avete trovato gli argomenti interessanti ed utili, vi chiedo di mettere un bel like qui sotto. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!